Stato quotidiano. Salve, siamo qui con Gigi Giuffrida, attore di origini manfredoniane, che è qui per parlare, qui a Manfredonia, per parlare dell'ultimo film che lo vedrà tra i protagonisti, I nostri passi diversi. Dunque, parlaci del personaggio che interpreterà in questo film. È un personaggio bellissimo, è un giornalista che all'epoca dei fatti, quindi nel 99, scriveva ancora per la carta stampata, aveva un suo giornale ed era appassionato di giornalismo. Nel 2016, con le nuove tecnologie, dove praticamente la carta stampata passa in secondo piano, lui si scoccia di tutti gli internet e tutto questo, abbandona il giornalismo e compra solo giornali di cavalli. Non legge notizie, legge soltanto giornali di cavalli e basta, fino a quando non arriva questa ragazza di Manfredonia, che però studiava a Roma, che era stata licenziata dalla redazione, torna a Manfredonia e questa ragazza vuole scoprire quel fatto del 99, cosa è successo realmente, e va, come si vuol dire, proprio a pungolare questo giornalista, che ormai non ne vuole sapere più niente, però lo fa rinascere al giornalismo, lo fa di nuovo tornare a interessarsi della cosa, e assieme arriveranno a capo poi di tutto il bandolo della matassa. Per cui è un personaggio dalle mille sfaccettature, molto molto bello. Sì. E tu da quanto tempo non vivi più a Manfredonia? Io sono andato via da Manfredonia all'età di 17 anni, adesso ne ho 200. Perché... Dunque è una città che è cambiata molto, immagino, da allora. Ma io ho visto... In cosa in particolare? Ma io ho visto Manfredonia cambiare anno dopo anno, anche perché il mio cordone ombelicale con Manfredonia non si è mai interrotto, infatti ogni volta che posso torno, c'ho sempre una casa qua, e per cui... ed è cambiata sotto molti aspetti, a parte paesaggisticamente, e voglio dire, non sempre è un cattivo cambiamento, in alcuni casi sì, in altri casi invece è cambiata in meglio. E poi il tessuto sociale, visto che c'è molto più dinamismo, soprattutto l'ho notato nei giovani. I giovani hanno una carica dentro, e quelli che rimangono, li apprezzo molto, perché cercano di cambiare qualcosa stando qui. Purtroppo altri sono costretti per vari motivi a partire e lasciare Manfredonia e tutto quanto, e capisco anche loro, perché io sono stato uno di quelli che ha lasciato Manfredonia, però vedo un'energia nuova e ho molta fiducia in questo. Credo che cambierà qualcosa. Lo spero e lo credo anch'io. Tu sei un esempio. Grazie. Dunque un film che parla del sud e che mette in luce, immagino, aspetti positivi e negativi della città. Questo, il cinema che ha come protagonista il sud, è una mano per contribuire al suo sviluppo, mostrando i lati positivi, oppure per mezzo del turismo, immagino, oppure è preferibile mettere in evidenza quelle che sono le carenze per contribuire a sanarle? Guarda, allora partiamo da un presupposto: questo film poteva essere girato in qualsiasi posto. E infatti la prima domanda che il mio amico Daniele, produttore, mi ha fatto, ha detto: guarda, se lo vuoi girare da qualche altro, noi giriamo da qualche altra parte, non c'è problema. Io ho voluto insistere per Manfredonia, anche perché, a parte i fatti che sono accaduti qua, che poi sono romanzati o trovando, Manfredonia da sempre, io mi ricordo che io faccio anche il regista, da sempre Manfredonia ha una luce che ha incantato tutti. Per girare c'ha una luce meravigliosa, infatti Daniele, che soprattutto poi anche direttore della fotografia, la luce di Manfredonia la conosce benissimo, perché abbiamo girato delle cose e tutto quanto. Per cui diciamo sì, si parla del sud, però in particolar modo si parla di questa città, dove cercheremo di far venire fuori il meglio di questa città, soprattutto a livello paesaggistico. La storia, poi la storia si racconta, va, viene, la storia è sempre una storia. Però la città è quella che resta e che vive, e noi cerchiamo di farla vivere al meglio possibile. Invece, parlando un attimo della storia, visto che il secondo... Eccolo. Stavamo parlando del diavolo e spuntano le corna, eccolo qua. Ecco, dobbiamo festeggiare la giornata proficua di ospitalità di Manfredonia. Siamo molto contenti di stare qui e speriamo di ricevere tutta l'energia indietro per poter realizzare il film. Posso approfittare per una domanda? Sì.
Allora, dunque, visto che è il secondo film che tratta di questa truffa, forse sì. Questa truffa ha un valore emblematico per la città, nel senso che è una città che è vissuta nel suo mondo, possiamo dire, tra virgolette, una città ingenua, una città che non ha saputo difendersi, che è rimasta impassibile, truffata e poi... Io devo rispondere al posto, è una città che sognava. Esatto, ma io poi uno non la chiamerei truffa, la chiamerei quasi raggiro o tranello, per essere più light, perché truffa non è stata in effetti, perché non ha rubato niente di che, le truffe si fanno in un altro modo. E due, si è ingenui quando si è sensibili. Ti rispondo così, se quella la vuoi chiamare ingenuità, io la chiamerei sensibilità. Sensibilità e voglia di vedere qualcosa che la realtà oggi non ti permette di vedere. Lui ha permesso, questa persona, e noi narreremo questa storia, di vedere qualcosa che va oltre la quotidianità, la triste, grigia routine. Quindi benvenga qualsiasi cosa ci faccia aprire gli occhi e squarciare il velo della quotidianità e vedere oltre, perché dopo la potenzialità di se stessi viene fuori quando si va in crisi, quindi nel momento in cui sono deluso, ok, decido di cambiare, quindi qualcosa ha lasciato in cambio. Se abbiamo un altro attore, Ciro Persiano, vieni Ciro, prego, vieni. Prego. Vieni, Ciro, vieni, vieni. Questo è un oriundo, arriva da San Severo, Ciro Persiano. Con Ciro abbiamo fatto un'accademia a San Severo importante ad arte drammatica. Poi è stato uno dei protagonisti di un mio film girato con Daniele, però un mio film scritto e diretto da me, che era Il mistero svelato. Ed eccolo qua. Allora, che ne pensa di questo nuovo progetto? È un progetto che solo dei matti possono portare avanti. E quando i matti chiamano, i matti rispondono, quindi mi ha chiamato Gigi, io non ho potuto dire no, infatti senza sapere di che si trattava l'ho detto ok Gigi, andiamo avanti, partiamo per quest'altra avventura. Ma al di là di tutto, poi alla fine le cose matte sono quelle che portano i risultati veri per il territorio, per il cinema e per chi ci lavora intorno, che è un indotto. Ne abbiamo fatte di mattate, ne abbiamo girato parecchie robe. Sì, va bene, vi ringrazio e grazie, vi do un bocca al lupo grande. Grazie a te e grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che ci stanno vedendo e che poi ci verranno a vedere al cinema. Certo. Grazie. Arrivederci. È il giornale più bello che c'è, diffonde notizie dappertutto.